Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo un nuovo motorino dell'amico Enrico, del quale abbiamo visto già motorini nel passato, e oggi vedremo Venom, la sua ultima creazione, la creatura. Vediamo il video. Ed ecco a voi la creatura, come vi dicevo. Lo sponsor. Allora, vedete qui, ruota da 17 anteriore e 14 posteriore. Pit bike, una panoramica così, e adesso vi spiegheremo un attimo insieme le caratteristiche. Vedete qua che prese d'aria, proprio è venuto proprio bene. Il nome è Venom. Qui ci abbiamo una marmitta fatta ad hoc, scarico 30 per il Simonini. Simonini completo con carburatore da 21 PHBG. Sospensione RFI. E forcella anteriore da pit bike. Ecco qua. Parafanghino sempre da moto. Posizione di guida, manopole Polini, domino by Polini. Questo è manubrio in erga, Larry. Manubrio in erga, frena a disco anteriore e posteriore. Allora, il manubrio è un KX85. Ah, di un KX85 il manubrio, la provenienza. Poi abbiamo il Kaiser, piastra di sterzo pit bike. Ed ecco qua, è serbatoio in alluminio artigianale. Questo era un bravo. Si riconosce dal telaio ancora rimasto. Vediamo da dietro. Eccolo qua. Sì, abbiamo visto la panoramica del mezzo, che è bello, si presenta bene. Con tutto, è una motoretta, insomma, una motoretta, è grintoso. C'ha le misure sempre di gomme 17 anteriore, 14 posteriore, e va benissimo. Qua. E adesso vediamo la culla, la trasmissione. Il motore, abbiamo detto, è sempre il classico Monini, che Enrico ce l'ha un po' di tempo, 46x46 con accensione QL, e abbiamo una trasmissione overrange da scooter, questa qua. Come vedete, la cinghia Malossi è bella sfilacciata, perché se le mangia praticamente le cinghie. Questa qua è una trasmissione ibrida culla 2.0 che si è procurato a lui. C'ha un mozzo qui dentro, vedete questo colore arancio, è una scatola a rapporti, e dentro ci sono gli ingranaggi posteriori della ruota dell'F12. Mi confermi, no? Confermo. Praticamente c'è, cioè, ingranaggi scooter. Con un albero che va di là per la trasmissione. Un altro albero che esce dall'altra parte della scatola, come vi diceva Enrico, che parte poi il pignoncino e la corona, perché va a catena. Qui dentro non si vede, ma vedete la catena, c'è il pignone, e questa è la catena, la trasmissione finale, quindi primaria e secondaria. Ci abbiamo questa lavorazione qua. Prima di metterlo in moto, sentire la cavalleria, spieghiamo un attimo questa trasmissione. Io ve l'ho spiegata in modo sommario, però. Allora, la cinghia proviene da La un. cinghia è la cinghia dell'Onda Dio, come lunghezze, ed è come da lunghezze, 17, da no? 17 e mezzo, però sta mangiando tutta, difatti è entrata pure nei correttori, perché Ecco. Malossi fa cinghie che fanno Che prima cagare. stava a filo, giusto? Sì, esatto. Perfetto. Poi, a quanto pare, il rapporto finale con la È primaria e con la secondaria, quanto un sviluppa? 12,50 circa. Quindi 12 giri e mezzo motore per ogni giro ruota. Esatto. Quindi un rapporto abbastanza da accelerazione. Poi monta Ciao Andrea, posso vederlo? 14 e la corona 46 denti. Vediamo qui, il pignone non si vede perché sta nascosto qua dentro lo scatolato. Pignone da 14. E corona 46 Da denti. 46, ecco qua. Eccolo qua.
E mo quasi quasi Enrico ce lo farà sentire in moto. Che ne pensi? Queste Non proviamo a accendere. qua sono le carene del CRF 50. Questo e questo. Vediamo. È partito. Mostro ragazzi. Adesso lo proveremo qui nel campo a fianco qui all'officina. Ecco qua. Comunque è stato appena finito il montaggio, quindi è da tarare, trasmissione, carburazione, tutto quanto. Perché il nostro amico Enrico una ne pensa e 100 ne fa. C'ha 70 motorini anche lui. Quindi mio figlio che scende dal mezzo. Attenzione. Attenzione che ti brucia la marmitta. E basta, ragazzi. Io mi riservo di provarlo adesso, non è il momento. Poi più in là lo proveremo. Vi faremo vedere come va su strada. Vi faremo vedere. E quindi questo è un bel mostriciattolo. Soluzione con primaria e secondaria. Certo, gli elementi sono di più, quindi c'è più da spippolare sulle tarature, però prima o poi ci riusciremo. Qua stiamo sempre a progettare e a fare modifiche. La Questo, base già di partenza è buona. la base, dice Enrico, è buona. C'è solo da affinare il tutto e poi divertirsi. Perché questo, diciamo, è estremo come motorino. Però ci Diciamo che abbiamo. con questo è finito di rompere i mozzi con le Ecco, questa buche. dovrebbe essere la soluzione ai mozzi che si smembrano durante le gare Monferraglie e tutta questa situazione qua. Quando ci sono i salti, che noi arriviamo con la ruota impresa a terra, a volte si macinano gli ingranaggi o quantomeno si spaccano le scatole, i rapporti. Oppure i gearbox, come vi piace dire a voi. Come piace dire ai troglos. Quindi qua roba ignorante. Ignorante 3. Perché non lo so perché 3, perché 3? No, questo serbatoio veniva Ah, da mio fratello. ok, quindi il serbatoio era già marchiato ignorante, però il mezzo è ignorante. Adesso si chiama Venom 2%, e questo è il mezzo, raga. Poi
Più in là vedremo di fare un bel video con anche i miei mezzi, una bella scampagnata e li proveremo. Ok? È un mostro, c'è da tararlo per rivedere un po' la traslazione, però va benissimo, ti diverti. Non sono riuscito a resistere, ho dovuto fare un giro perché lo volevo provare. Bello, si sente la cilindrata, questo è un 46x46, si sente tutto, si sente anche la ciclistica perché comunque è fatta bene, è stabile, cioè c'è un interasse più lungo, è un'altra situazione, va, è un'altra situazione. Ad esempio, lui Enrico c'ha anche questo. Vi faccio vedere una roba più civile. Un attimo. Questo qua che lui si è divertito a fare le Monferraglie. È l'ultima Monferraglia se è andato Enrico? Sì, Dove? a Cerrina. Cerrina 2023, l'abbiamo fatta con questo qua, l'abbiamo, l'ha fatta con questo qua, però con ruote da 12. Questo è un Big Adeps, Biga. È una cosa più soft, è sempre spinto, va bene, tutto quello che vuoi, però non è mai come questo qua, come Venom. Poi vedete anche lui, sempre prototipi qua, pezzi dappertutto, insomma, un altro azzeccagarbugli come me. Ci siamo incontrati qualche tempo fa e abbiamo la stessa passione. E questa qua, come vedevate prima, no? Voi dicevate, ha cambiato officina, invece no, è l'officina dell'amico Enrico, vedete? Ragazzi, tornati al garage old school. Oggi due garage in un video. Questo qua sono i componenti verniciati del mio SI. Eccolo qui. Adesso manca da verniciare il telaio. E poi ci siamo. Perfetto. E quindi ragazzi abbiamo visto il motorino di Enrico, il mio amico, che in questo video abbiamo visto anche in video lui, così qualcuno lo riconoscerà perché lui frequenta molto l'ambiente Monferraglia, le fa quasi tutte, è uno dei veterani e vedremo presto nuove cose con questo mezzo, perché abbiamo deciso comunque di fare un video in un percorso off-road per vedere un attimino come si comporta dopo una taratura perfetta che bisogna fare e è tutto lambaradan. Naturalmente questo è un mezzo estremo, non è per tutti, sia a livello economico, sia a livello di prestazioni, sia a livello di accorgimenti che bisogna avere, perché è tutto esasperato, avete visto, no? Motore proprio diverso dallo stock, quindi parliamo di un Simonini che sì, c'ha i carter simili esternamente, però è tutto un altro motore, un motore serio. Niente ragazzi, vi ho fatto vedere questo video. Nell'attesa vi ho fatto vedere l'ultimo spezzone prima del pippone finale. Abbiamo visto l'avanzamento dei lavori. Ho fatto tutte le i componenti nere opachi, neri opachi, quelli che verranno neri opachi al mio motorino, che abbiamo visto nei video precedenti. Black Star, forse lo chiamerò diversamente in italiano, Stella Nera, vediamo. Cioè, ancora le modifiche sono tutte in divenire. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Aceto per tutti. Ciao, ciao.